Jenny Mattioli. Allora, qui in rappresentanza anche della compagine dei socialisti per il lavoro, è la prima volta che vieni in visita qui al carcere di Castrogno? Sì, è la prima volta e sono molto emozionata perché comunque scoprire un mondo nuovo che si affaccia appunto su delle problematiche sociali mi lascia un po' da pensare, da far riflettere, e quindi conoscendo, diciamo oggi, avendo questa opportunità di conoscere le problematiche, riusciremo a fare anche qualche altra progettazione insieme, insomma, alle persone che sono qui presenti oggi. Bene. Speriamo, bene, insomma, di avere la possibilità. La speranza torna come motivo di riflessione. Nino Pace, quindi sempre della segreteria, segretario dei socialisti per il lavoro, in visita a Castrogno. È la prima volta che vieni in visita a Castrogno? Sì, la prima volta è una visita importante perché noi siamo socialisti e quindi, come dice la parola stessa, noi ci occupiamo del sociale, vogliamo occuparci del sociale e guardare al nostro prossimo, guardare agli altri è la priorità assoluta. Questo prossimo nostro è un prossimo un po' speciale perché questi detenuti sono privati della libertà perché la legge ha imposto così, perché sono stati condannati a dover sopportare questa pena. Però quello che vogliamo verificare è che a questo prossimo nostro non venga a mancare la dignità del vivere umano. La dignità del vivere umano. E quindi Tommaso Navarra, presidente del Parco Nazionale Gran Sasso Laga, che qui vediamo in una magnifica prospettiva al sole che è sorto, insomma, non libero e giocondo, ma insomma. Tommaso Navarra, allora, non è la prima volta che vieni in visita al carcere, numerose volte hai accompagnato la delegazione dentro. Speranza, si diceva prima, ritornava come motivo questa visita. Riberto, speranza che in realtà oggi abbiamo anche da questo palo, se ricorderai l'ultima volta l'abbiamo visto appeso e in forma critica, oggi lo vediamo solidamente il piantato, quindi un senso di apostolato laico ha la nostra presenza è proprio di pungolo dal piccolo al grande, dalla dignità ma anche dalla semplicità che ogni singolo ospite di questa struttura in nome della legge e dello Stato italiano che opera naturalmente assume l'importanza decisiva della nostra presenza. Io voglio soltanto dire una cosa: oggi siamo in tanti ed è bello rivederci in tanti così diversamente compositi, una biodiversità, se così possiamo dire, sociale importante. Vuol dire che sia per età, sia per estrazione, sia per formazione, più persone oggi, grazie al Partito Radicale, entrano e vivono il carcere e comprendono come non ci può essere nessuna emarginazione, nessuna differenza, nessun altro il diverso e distante, ma che siamo tutti presenti in una comunità dove chi ha sbagliato sicuramente affronta con serietà il suo percorso, che però deve essere soltanto rieducativo, formativo e non di ghettizzazione sociale. Certo, grazie a Tommaso Navarra. Di conseguenza sono appunto le 9 e quindi ci apprestiamo a entrare per questa visita. Ovviamente ringrazio tutti i partecipanti e accomodiamoci allora.